Ciao a tutti e benvenuti, questo è Rise of the Tomb Raider, quindi Tomb Raider per noi italiani. Oggi gioca lui. È iniziato da 30 secondi la registrazione e ho premuto uno di questi tasti. Rompono i coglioni! Mi hanno messo qui sotto, me lo domanderò per un po'. Cercherò di tenere il pad in qualche modo strano. No, dopo un po' ti ci abitui. Nuova dai, partita. Dai. Vediamo questo nuovo... Operazione sovrascrivere salvataggi automatici, diciamo... perché... L'ho provato Tomb Raider e ho provato proprio l'inizio, solo il pezzo sul ghiaccio, l'ho provato con il pad, quello solito che avete già visto, e funziona tranquillamente, perché ovviamente Tomb Raider non è fatto con Unity. Ah, quindi volendo tu potresti anche giocare con il solito della Trust. Certo, sì. Però se proprio siccome, ti trovi male. No, siccome ma... voglio provarlo, sì, infatti è il caso questo, che... ma nel caso. Esatto. Allora, avventura... Sopravvivenza, minchia, esatto, avventura, immagino. È facilissimo, avete il mirino con l'assistenza, cioè. Esplorazione, che è quello che ho provato ieri normale, e proverò dai. Ancora oggi, esplorazione estrema, i sensi dei nemici sono potenziati, sopravvivenza, la mia è disabilitata, la rigenerazione cazzi della vostri, salute è disabilitata, boccati. I nemici hanno più salute e infliggono danni maggiori, i sensi dei nemici sono potenziati, sono presenti nemici più difficili, ci sono meno risorse e i potenziamenti sono più costosi. C'è un cazzo gigante che viene su dal pavimento potete e vi anche, apre a metà e il gioco finisce anche venire, così. Venire stuprati direttamente. Cazzo. Minchia, siamo in Russia, per stare in tema col freddo che c'è in questi giorni. Tra l'altro il freddo che c'è in questi giorni proprio da lì viene. Sì, esatto. Dalla sì, Russia. Sì, esatto. Beh, probabilmente perché mentre giravano con Tomb Raider hanno fatto incazzare sta montagna e il vento è venuto verso lì. Ma chi è questa qui? Ma che è che il Monaco è cambiata ancora? Non ce la posso fare. È cambiata ancora, sta diventando un po' più simile alla Tomb Raider spicolosa che era una volta. Con le tette a punta. Con le tette a punta. No, le tette a punta non credo le avrà mai. È la prima sua esplorazione volontaria, perché quella scorsa era non volontaria perché c'è dove si è fatta le ossa per puro caso. Esatto, questo giro invece ha scelto lei di andare sì, a finire okay, nella neve. Ma... Guardate che brutta, questa è una cosa che ho notato subito, che è la neve. È proprio brutta. Ma quella già appoggiata? No, quella sui piedi, dove ci sono i piedi. Dove ci sono sì, i piedi quella di già appoggiata, dico. Sì, no, la montagna è bellissima, l'ambientazione è bellissima, la neve fa un cacare sì, spaventoso. Un perché, a parte il fatto dai, che... Dai, non... cosa sono quelle impronte? Esatto, non segue bene sembra, quello che fate voi. Sembra carta che si stropisce. È anche, esatto, dà proprio la sensazione di essere... Ma che è sto macchino? Puttana se vibra, scusatemi, non sono abituato al pad che vibra. Oh, quello di ieri non vibrava, ovviamente. Con me non lo faceva, con Abe non vibrava nulla. Ma aspettate un secondo, che smadonno con il pad. No, ma bello imparare vedete i comandi che, in sì, questa sì, esatto. Zona. Vedete che si è persa dei pezzi anche. Notate che io sono passato, ma non sembra. Vabbè. Passiamo oltre, se no stiamo qua tutto e il giorno. E considerato che questo gioco... A quanto ho capito, la trama principale è questa qui sulla neve, cazzo, si poteva impegnare. No, anche perché stiamo parlando di un gioco per PlayStation 4, mica per Commodore 64, voglio dire. Per Commodore 64 l'hanno fatto molto meglio. Cioè, no, Commodore 64 c'erano i giochi della Madonna vabbè, per la macchina okay. Che era quel tempo. Sì, ma io non ho avuto e... onore dell'onore. No, è proprio però, fatta malino cioè, veramente scena. Ti aspetti beh. Che... Da un gioco della PlayStation 4 ti aspetti di vedere quasi un film. Ho visto Red Dead Redemption che era per la Play 3. Sì, abbiamo presente, era un film. Che questo gioco, ovviamente io lo sto giocando su PC, ha una risoluzione della Madonna, perché comunque la scheda video mi permette. Adesso ti fa premere, ecco. E piuttosto... Vediamo, io proverò ad aiutarti se non ti... Spostati con... Sì, ah, sì, okay. Con questo. Poi salto... Ah, no. Ma no, stai ma lì che muori male, lascia stare, per carità. Niente, io non ce la posso fare ad abituarmi al fatto che quella ragazza lì è Lara Croft. Per me ce n'è una sola, quella, ok, basta. Questa è una parete scalabile. Ah, adesso comincerai a picozzare, esatto. Sta pure imparato ad andare. Guarda che c'ha pure gli stivali proprio. Sì, lei è proprio, vabbè, cioè, non è cogliona questa Lara in sostanza, perché andando in un posto di la chiameremo Farah, non Lara, ma Farah. Esatto, Farah Fawcett. Lei è Farah. E non è che sono un mago, ma come vi ho detto questa parte l'ho provata già ieri. Tutto allora, questo tempo stavo pensando a un nome alternativo. X, Farah okay. Croft.
Tra l'altro io ho aperto un uovo di Pasqua abbastanza in anticipo, perché siamo al 27 di febbraio, ma siccome i geni del marketing nei supermercati già li buttano fuori, minchia, ho trovato una statuina carinissima, cioè adesso magari non frega niente, ma non so se si riesce, adesso io non so perché non mi vedo. Comunque c'era questa bambolina con il suo piedistallo, la borsa e un gattino. Davvero molto bella. Per 3-4 euro, voglio dire, non male, proprio non male. Questa cosa che sta succedendo adesso l'ho trovata abbastanza ridicola anche ieri. Lei accende questo... Bengala. Lo chiameremo Bengala. Cazzo si chiama questo? Lo chiameremo Bengala perché lei ha sempre avuto i Bengala. Sì, penso che sia una roba del genere. Per vedere, ok. Però non si vede una mazza. No, fate tipo 2 metri, arrivate qua, che voglio dire ci arrivavi anche, anche alla cieca. E lei cosa fa? Di furbizia? Cosa fa? Voilà. Vaffanculo. Ah, beh. Tranquilla, cioè penso che... Intanto vi stanno vibrando anche le orecchie. Sì, infatti. Madonna. Penso che dall'inizio del tunnel si vedesse la luce alla fine del tunnel, sì, come sì. Si suol dire. Assolutamente per questo caso. Inutile la scena, però... Non fa niente, dai, era per farti vedere che lei ancora viaggia con sti cazzo di Bengala o quello che è. Sono 3 metri di neve. Il flare, ecco come si chiama. Sto ancora cercando i bottoni ogni tanto. Quando... Sembra che mi ha appena messo la mano sul culo, invece mi ha attaccato sì, un moschettone. Sì. Beh, stavamo dicendo, le uova sono costate 3, mi pare 4 euro sì, quello grande. Con la sorpresa che c'è dentro. E 3 quelli piccoli, quindi domani andrò a prenderne tipo altri 4 grandi. Prenderò 2 azzurri e 2 rosa. Insomma, per chi ha figli, ma anche per chi non li ha, anzi forse soprattutto per chi non li ha. Noi siamo peggio. E lui? L'hai perso? No, no, lui sta venendo su con me. Facciamo piano e con calma, dice mentre sbuffa come un mantice e gli arriva una pietra questa? Di 280 kg addosso. Vorrei capire perché questa si trova sempre in mezzo alla merda, sempre. Perché? Cioè io non credo che un archeologo, amica, è un'archeologa lei. Sì, ma perché lei va a cercare tutte le tombe più di merda esistenti nel mondo. Ho capito, ma cioè non ho capito perché io vado a cercare una tomba, mi si deve risvegliare il dio egiziano e non lo so, la pinga del mio sarebbe noiosa. Minchia, cioè, come Indiana Jones, guarda altro culo, che guarda. Olà. Un altro che ecco, sì. Ma dove cosa sta andando a cercare adesso nei ghiacciai così? Sta andando a cercare questa cittadella dei miei coglioni. Per so merda. Già basta devo prima, basta trovarli. Sì, sì, sicuramente, guarda. Col culo che abbiamo ti fissa una cinematica. Non so perché ho l'impressione che questo amico dall'identità sconosciuta muore berberino. No, non lo so, non l'ho visto. Non l'ho visto la prima volta che lo guardo. Stai cercando di meditare? No, dovrei saltare, non ma non, lei non ne ha voglia. Ci ho provato a schiacciare i bottoni. Ma sì, vale. Dai, che cazzo, ma chi cazzo le fa ste cose? No, no, ma tanto... No, ma è diventata assurda, non le fa... Cioè, allora, Lara Croft era abbastanza una macchina da guerra, però... Vedi che c'era la cittadella, no. Che ovviamente dove c'è la cittadella di neve non no, c'è. Però sull'altra montagna, tipo. È sull'altro lato, ma tra l'altro, come vedete, cosa di neve ce n'è pochissimo. Padre Eterno. Sì, ovviamente. Sì, intanto mio pad mi sta mandando fa a fare rumore. In vibrando. Mi sono rotto. Ha sbattuto la testa, sarei incoglionita. Sarei incoglionita, guarda. Sì. Mi senti? Ricordatevi che in questa serie non è l'immortale eroina che conosciamo, ma muore come una stronza. No, però fa delle evoluzioni che insomma, cioè, ma che cazzo fai? Sì, sì. No, beh, effettivamente le faceva già. Sì, no, beh, la sì, dei con numeri. Il rampino. Sì, dai, salta da un rampino all'altro. Sì, no, in effetti è vero, è vero. Oh. Ah, sei te che fai... Oh.
che sì, sì, mi devo agganciare, ma non serve un cazzo. Niente, perché ti serve a buttare giù un pezzo di montagna. E vi dirò di più, se non fate in tempo morite malissimo. Quindi vediamo di darci una mossa. Il problema è proprio la... la mossa. La gittata. Adesso ce l'ho fatta perché ieri ho provato 2 o 3 volte, ma... Ovviamente sono, no, sono ci fanno male. Sempre vedere le belle chiappe di Lara, perché ormai... Sì, ma questa, attrice di chiappe ne ha proprio poche, eh. Perché ancora non si è sviluppata, non ha ancora sviluppato la muscolatura adatta. Anche le tette di Lara, non so se vi ricordate i vecchi Tomb Raider, ma Lara aveva una 22esima più o meno. Tette di ma... ma infatti poi l'hanno, come si dice, come si dice? Sta suonando il pen. Non mi viene la parola. Beh, l'hanno rimodellata, esatto, l'hanno ridimensionata nel, forse Legend, dico una cazzata? O prima del Legend? Non mi pare che nel Legend, correggetemi se sbaglio, perché ora non lo so, mi pare che sia nel Legend, che lei ha già delle tette un po' più umane, e c'è anche proprio tutte le forme in generale. Le ho fatte tutte io queste cose. Beh, le forme siano un po' più realistiche, no, non più da Barbie, come era prima, cioè il ditino stretto da Vespa. Via dalle palle, via dalle palle, via dalle palle. Madonna, pensavo cadere, ma... No, perché so tutto quello che devo fare, ma sono morto ieri, come ti dicevo, più di una volta. Dov'è l'amico? L'amico ci ha abbandonato. Lei se ne sciacca. E o crepi o corri. Ma... Perché? No, in realtà, se avessimo ascoltato quello che diceva, gli ha detto di tornare indietro l'amico. Davvero? Sì, sì. Voi pensavate di... Lei all'amico o l'amico? Sì, sì, lei all'amico. Ah, okay. Torna indietro. Pensavate di avercela fatta perché dici, sono saltato, sono fighissimo, no. E quindi, ieri io sono arrivato qua. Quindi adesso è tutto nuovo. Adesso per me è tutto nuovo. Per me era nuovo già qua perché non l'ho visto ieri. E... 2 settimane prima. Ma che è? Quindi non sappiamo chi mi ha fatto Lara. Londra, Inghilterra. Sì, perché ti spiegano un po' di spiegazioni, un po' della storia. Niente, c'è un gatto che ha deciso di farsi tutte le unghie. Tutte e 20 le unghie. Ora non più. Nessun animale è stato torturato per girare questa scena. Cioè, ma ha vibrato il pad mentre chiudeva il tum che ha fatto. Sì, sì. Cioè, ma hai i capelli corti, mi stai dicendo? Sono raccolti. Ok. Ma questa che problema ha gli occhi? Sì, infatti, la cataratta, cioè. Si è fumata un paio di canne. Sì, i capelli fanno davvero cagare. Dopo aver perso 2 o 3, ci troviamo nel deserto. Nel frattempo stavo cercando un po' di informazioni su Lara Croft. Abbiamo scoperto che Lara Croft è nata il 14 febbraio del 68. Cosa, Tomb Raider deve essere uscito tipo nel 96-97, il primo? C'era scritto, se tu guardi. Non me lo ricordo più, sì, aveva circa 30 anni, 28-30 anni, giù di lì. Se ve lo state domandando, io non sto facendo un cazzo. Ecco. È un racconto, che dura più o meno da 10 minuti buoni. E che taglieremo brutalmente. Eccoci, scassati come sempre, finalmente sì, siamo infatti. In gioco, c'è un tacchino davanti cosa, a noi. Cosa sta facendo? Cos'è che ha in testa? Cosa sta facendo? No, si sta tenendo la testa perché... Perché si è presa una legna? Perché è caduta come una stronza. Beh. E la grafica, cioè nel senso, la profondità di campo e l'ambientazione è veramente ci sono bella. Delle esplosioni che non si mi piacciono, dove siamo? Penso che... Quella lì ti incula, no. Guarda, non sta in piedi, gira la testa. Guarda l'effetto sul gomito che sembra proprio scorticata. Prima si è visto. Ecco, l'indistruttibile Lara, come dicevamo. Dalle tettine molto piccole adesso. Porina, Ma non ha imparato un cazzo dalla sua vecchia avventura? No. Che usava 2 pistole. Come mai ne ha una sola a sto giro, di nuovo? Ma cioè, è vero che nella vecchia avventura... Cazzo, a un certo punto io mi ricordo di aver detto eccola qua la vera Lara che è arrivata con le 2 pistole. Finalmente ha preso la seconda pistola proprio alla fine dell'avventura ed è diventata la Tomb Raider che conosciamo. Sì, la Tomb Raider, la Lara. Sì, nel senso l'altro. Oddio santo, questo c'è sempre. Descrive una
In tutti i Tomb Raider lei c'ha un cazzo di auricolare o la radiolina di merda con lo stronzo che gli parla, che gli dà le informazioni, te lo ricordi? Te lo ricordi? Sì, sì, sì. Porca puttana. E adesso? All'età di 21 anni Lara ha un incidente aereo sulle montagne dell'Himalaya che la vede costretta a sopravvivere alle più ostili condizioni, per poi giungere 2 settimane dopo nel villaggio di Tokakeribi, spero di averlo pronunciato giusto, punto. La sua esperienza la trasforma radicalmente, divenendo la rinomata archeologa avventuriera attualmente conosciuta. Tanto vado velocemente. Ah, devo andare di qua o devo andare? La sua di là? Famiglia, essendo contraria al suo nuovo stile di vita, la disereda. Ah, sperando invano che Lara torni sotto il talamo familiare e sposi un aristocratico suo coetaneo, il conte di Farrington. Ah, scusate, io soffro di vertigini e questo gioco. Mamma, piglia quello. Eh sì, era proprio per quello che sono tornato indietro. Ah, ti ricordi quando trovavo le cose dei vecchi Tomb Raider? Sono un religioso zicco di tutta incastrato di gemme, sembra bizantino, potrebbe risalire, non ce ne fotte un cazzo. Bigfoot, ha ucciso Bigfoot, non me lo ricordo. E mi ricordo che scannavi Tyrannosaurus Rex. La biografia arricchita da Crystal Dynamics. Dynamics. Sì, perché cambia. Non è che devi guardare dentro. Lara Croft è una contessa inglese di 11ª generazione. Nego Ioni. Ugo II, guardi Leone. Nego Ioni. Bla 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 bla. Tutti a dire stronzate. Guarda, guarda che ha cambiato. Oddio, non ha più il coso di prima. Per farci questo vedere che lei ha più di un attrezzo per illuminare. No, il bengala mi ricordo che dopo un po' si spegneva, però buh. Ma no, questa se lo ficca in bocca e poi fa mai in discoteca. Esatto, sono gli Starlight. Mi pare si chiama solo così. Allora, nell'incidente aereo, quello dell'Himalaya, quando lei ha 9 anni, monolito scoperto. La madre scompare in circostanze misteriose. Abbiamo la visione detective di Batman. All right. What we got here? Ah, è quello che è. Ah, sì, è vero. Ma poi anche a tempo sta cacata. Rottura di palle. Va bene, X. Gesù. Non ti guardo la città locale. Ma cosa ti dici? Sei caldo? Grazie.